Quando Ferdinando mi ha contattato per questo evento mi ha detto: sai, ho in mente di organizzare una conferenza sul tema del potere dell'amore. Io ho pensato, beh, poverini gli speaker. E poi mi ha detto, avevo pensato a te come uno degli italiani da invitare. E quindi questa è una sfida che io accetto molto volentieri, perché io nella vita, come diceva appunto Ferdinando, mi occupo di tre cose: di sostenibilità, di innovazione e di leadership. E ispirato dal titolo di questa conferenza mi sono interrogato su cosa queste tre cose avessero a che fare con il potere dell'amore. E in effetti ho realizzato che queste tre cose hanno molto a che fare con il potere dell'amore. E quello che vorrei fare con voi nei prossimi minuti è invitarvi in un piccolo viaggio in cui vi chiederei la cortesia e anche l'onore di sospendere, se possibile, il vostro giudizio e assecondare questo mio invito di seguirmi in alcune suggestioni che non hanno la pretesa di avere valore scientifico, ma solamente quello di ispirare attraverso memi, attraverso un percorso logico, una riflessione su queste tre cose e su cosa queste tre cose hanno a che fare col potere dell'amore. E quindi cominciamo il nostro viaggio attraversando questo simbolico, magico specchio di Parnasso, e la prima cosa che troviamo al di là di questo specchio di Parnasso nel nostro viaggio è l'immagine di una galassia, di una galassia tra le miliardi nell'universo, tra le miliardi di galassie che con miliardi di soli che scaldano miliardi di pianeti che esistono da miliardi di anni. Io devo dire la verità, non sono particolarmente ferrato in materia di astronomia o astrofisica, però non vi nascondo che quando guardo il cielo stellato di sera, immagino che magari alcuni di voi anche succederà, la prima reazione che ho non è quella di cercare di capire tutto questo, che cos'è, come funziona, da dove è venuto e dove sta andando, ma semplicemente di rimanere in qualche modo a bocca aperta e stupito e meravigliato di quello che questo spettacolo infinito ha da offrire ai nostri occhi. Perché come diceva Shakespeare nell'Amleto, ci sono più cose in cielo e in terra che nella tua filosofia, Orazio. E questo credo che sia una delle cose che risuonano dentro di me in maniera più profonda, non soltanto quando guardo al cielo stellato, ma quando penso in generale al mistero della vita e della natura. E cioè il fatto che c'è una generale tendenza di difficoltà a concepire in maniera tutto sommato confortevole il mistero o il non sapere. Ci rende in qualche modo vulnerabili, ci rende in qualche modo sensibili, e questo è da una parte qualcosa che attrae e affascina, ma dall'altra qualcosa che spinge sempre a cercare delle risposte, a cercare dei modelli, a cercare delle teorie, a cercare di capire, di comprendere come funziona il meccanismo di macchine o organismi molto complessi come l'universo, i pianeti, o anche cose molto più a portata di mano nella vita quotidiana. Ecco, questa incapacità, secondo me, di vivere col mistero e il non sapere è una capacità che però in qualche modo ha a che fare con questo, che in mezzo a questi miliardi di pianeti è il nostro, e per uno scherzo del destino, un miracolo o un caso cosmico, è pieno di vita. E questa immagine, anche se non è quella originale, è molto simile all'immagine che l'equipaggio dell'Apollo 8 nel 68 vide per primo e proiettò per primo di riflesso verso di noi sulla Terra nella sua missione verso la Luna. E quell'equipaggio dell'Apollo 8 era stato mandato in missione dall'ONU per conto dell'umanità per esplorare lo spazio cosmico e per riportarci dallo spazio cosmico uno sguardo sul nostro pianeta. Beh, ci sono racconti, testimonianze delle persone che hanno fatto parte di quell'equipaggio che dicono che per loro l'immagine del nostro pianeta vista dallo spazio, nella sua unità, nella sua interezza, ha rappresentato l'opportunità di un'esperienza spirituale, trasformativa. Era la prima volta che il genere umano vedeva per intero questa astronave chiamata Terra che galleggiava al centro della Via Lattea. E un pianeta, il nostro, pieno di vita, pieno di forme di vita che, con l'eccezione della nostra specie, vivono in armonia con l'ambiente che le circonda, vivono connesse con l'ambiente che le circonda, vivono connesse tra di loro e sono tutte in qualche modo forma, riflesso e rappresentazione di questa sostanziale unità della vita.
E queste connessioni, questa rete della vita, sono un tema ricorrente nell'universo e nel nostro pianeta. Perché in qualche modo, se guardiamo questa immagine che è una rappresentazione delle connessioni, delle linee di comunicazione attive sul nostro pianeta, ci rendiamo conto che la spinta naturale al connetterci ad altro, al connetterci ad altri, è una spinta che a qualsiasi livello, che sia un livello organico, scientifico, tecnologico, semplicemente di comunicazione, è una spinta innata, è una spinta naturale, è qualcosa che ci fa tendere in qualche modo alla ricerca dell'altro, del diverso e dell'unità. Poi ovviamente si può obiettare sul fatto che tutte queste linee di comunicazione aperta servano obiettivamente poi a trasferire del significato o del senso o della visione, piuttosto che magari semplicemente permetterci di scambiare transazioni finanziarie in maniera più veloce e in quantità più elevata, o in qualche modo riempire i nostri adolescenti di una sovrabbondanza di informazioni. Ma tant'è che il tema della connessione e dell'unità è un tema che ritorna e ritorna in natura e ritorna anche quando guardiamo, per esempio, alle connessioni sinaptiche all'interno del nostro cervello. Queste connessioni sinaptiche che rappresentano una rete di stimoli elettrici che genera pensieri, idee, genera possibili nuovi mondi, genera sogni, genera ciò che siamo e ciò che raccontiamo agli altri. E questa idea, ancora una volta, di essere in qualche modo difficilmente capaci di resistere alla tentazione di mappare il cervello, come abbiamo già mappato il genoma umano, senza peraltro capire che cosa volesse dire la mappatura che ne abbiamo fatto, perlomeno non ancora, però l'abbiamo mappato e stiamo cominciando a creare delle mappe più dettagliate, più precise del nostro cervello, cercando ancora una volta di capirne il funzionamento, di capirne in qualche modo il senso, piuttosto che semplicemente ammirare il fatto che sia uno dei miracoli della natura. Un mondo connesso e unito, ma una specie, la nostra, che, devo dire, non ha fatto un gran lavoro nell'onorare questa sostanziale unità. Non ha fatto un gran lavoro perché nel corso della storia sono tanti i muri che noi abbiamo innalzato tra di noi, che abbiamo innalzato tra religioni, tra filosofie, tra etnie. Abbiamo innalzato muri alti, fisici, abbiamo innalzato frontiere, abbiamo innalzato muri di incomunicabilità nelle nostre coppie, abbiamo innalzato delle divisioni, dei muri che in qualche modo sono un tradimento e un affronto a questa idea di fondo di questa sostanziale unità del nostro pianeta e del nostro ruolo in questo pianeta. E queste divisioni e questi muri in qualche modo vengono da un certo modo di pensare, un certo modo di concepire il nostro vivere insieme, un certo modo di concepire il modello di funzionamento delle nostre organizzazioni o delle nostre società o delle nostre comunità, che ha alle spalle un pensiero positivista, illuminista, che ha, diciamo, in qualche modo la credenza di poter comprendere tutto sacrificando ciò che forse è più importante, e cioè il senso dell'essere insieme, il senso del condividere un destino comune, il senso dell'avere una interdipendenza che non è semplicemente qualcosa che abbiamo scoperto, ma che è sempre stata là e sempre ci sarà. E quindi la domanda che mi sono fatto in entrata a questa conferenza è: come possiamo conciliare progresso e sostenibilità? Come possiamo conciliare tutte queste divisioni e questi muri che abbiamo innalzato con questa idea di fondo di queste connessioni e di questo senso di essere una cosa sola, di essere in qualche modo legati in questa sostanziale unità? Come conciliare valori e profitto? Come conciliare cose che sembrano così distanti fra di loro e così dicotomiche da essere in qualche modo difficilmente riconciliabili? Beh, io credo che la risposta sia nella parola innovazione, e cioè nella capacità di portare qualcosa di nuovo nel mondo. E questo qualcosa di nuovo nel mondo ha a che fare con la possibilità di riuscire a trovare delle vie per conciliare questi opposti, per conciliare queste dicotomie, per trascenderle e includere, per andare oltre, per cercare di rimodellare il nostro modo di pensare e così facendo rifondare le nostre organizzazioni e le nostre istituzioni. Più semplice a dirsi che a farla, mi direte voi. Beh, io vorrei offrirvi molto modestamente due esperienze tra le altre che in qualche modo mi hanno visto coinvolto nel corso della mia vita e che sono, secondo me,
un esempio di ciò che vorrei cercare di comunicare. E queste due esperienze, che non sono due tsunami o due terremoti, ma in qualche modo, se vogliamo usare la metafora, avrebbero o hanno potuto generare delle onde di cambiamento, sono due esperienze molto differenti fra loro, ma che hanno dei punti in comune che mi piacerebbe sottolineare. La prima esperienza ha a che fare con una grande multinazionale di cui all'epoca io avevo solamente 26 anni, ero un giovane idealista che voleva cambiare il mondo, però aveva anche la fortuna di lavorare nell'ufficio del chairman, quindi di una delle persone più importanti di questa azienda da 150.000 persone in 140 paesi. E insieme ad altri giovani idealisti come me, tutti colleghi e amici, abbiamo pensato che sarebbe stata un'ottima idea convincere questa gigante, questa azienda multinazionale, a cambiare completamente rotta e a trasformarsi in un'azienda che potesse essere un esempio di sostenibilità e di attenzione all'ambiente e al sociale, e così facendo trasformare l'industria di cui questa azienda faceva parte e così facendo cambiare il mondo. E quindi ci mettemmo al lavoro in maniera stealth, in maniera invisibile, e ci facemmo finanziare queste attività interne all'azienda da un gruppo di top manager che erano oramai vicino al pensionamento. È interessante questa connessione fra questi giovani idealisti e questi top manager che in qualche modo avevano il desiderio di lasciare al mondo e all'azienda un'eredità che non fosse solamente quella di aver aperto nuove sedi, aver conquistato nuovi mercati o colonizzato nuove società. E questo progetto, che ha avuto la durata di qualche anno, ha prodotto risultati molto interessanti. L'azienda ha veramente cominciato a riflettere su se stessa, sul proprio ruolo nel mondo, ha cominciato ad attivare iniziative, diciamo, abbastanza alla periferia, non al centro, non all'interno del quartier generale, perché questo era un progetto che non voleva prendere troppa l'attenzione, perché era giudicato in qualche modo un po' controverso, era un progetto che aveva un qualcosa di sovversivo, anche se nel senso buono del termine. Beh, per fare la storia abbastanza breve, dopo una serie di risultati molto interessanti, questo progetto finalmente ottenne il riconoscimento ufficiale e formale da parte dell'organizzazione. Era per noi il culmine di un lavoro durato 4 anni, in cui abbiamo sicuramente provato diverse vie, diverse cose, diverse soluzioni, e quello che ci siamo trovati di fronte era un riconoscimento che si è trasformato nella fine dell'anima di questo progetto stesso, e cioè il fatto che l'azienda, riconoscendolo come un progetto ufficiale, in qualche modo ne ha ucciso il moto di innovazione, il moto di valori che c'erano alle base. L'altro esempio è quello di un villaggio africano che ho avuto la fortuna in qualche modo di entrare in contatto già all'epoca della sua fondazione, e uno degli altri speaker che verrà tra poco è un'altra persona che è in contatto con questo villaggio, appena fuori Harare, qualche chilometro fuori Harare. Questo villaggio è molto interessante perché è un villaggio che in qualche modo ha la pretesa di diventare un modello di sostenibilità indipendente nei confronti dell'apparato statale, dal punto di vista della moneta, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista dell'alimentazione, di diventare un centro indipendente, proprio perché sappiamo tutti che lo Zimbabwe in qualche modo è sottomesso a una dittatura che in qualche modo tiene in maniera anche violenta sotto gli abitanti dello Zimbabwe. Cosa ha di bello questo villaggio? Che non soltanto vuole diventare un esempio per gli altri, ma vuole insegnare a tutti gli altri villaggi a farlo, così facendo, alimentando un circolo virtuoso in cui dal basso si genera ancora una volta una piccola rivoluzione, una piccola innovazione che toglie potere alla struttura centrale dello Stato, e così facendo mira a cambiare il modo in cui i cittadini vivono quel paese, quella nazione. Cosa hanno in comune queste due esperienze? Beh, hanno in comune tre cose molto importanti. La prima è che l'innovazione sociale, dalla mia esperienza, può avvenire e può avere successo e può attecchire solamente alla periferia del sistema, non al centro del sistema. La seconda cosa che ho imparato è che ha bisogno di essere alimentata da persone che credono che questo possa realmente rappresentare qualcosa di nuovo, e questo ha a che fare con la leadership, e ci tornerò fra un minuto. E la terza è che oggi, nel VUCA World, adesso ho imparato la parola grazie a Kevin Roberts, in un mondo in cui c'è disordine, c'è confusione,
Non è mai stato così semplice poter avviare questo tipo di iniziativa. Abbiamo soltanto bisogno di più massa critica e ne esistono già migliaia di esempi in tutto il mondo. Abbiamo bisogno di un certo tipo di leader. E qui viene in qualche modo il mio ultimo passaggio di questo ideale viaggio. Di quale leadership abbiamo bisogno oggi? John Keats, poeta, ha coniato un'espressione veramente molto interessante che ha a che fare con questo. Il concetto di negative capability, di capacità negativa. E cioè la capacità di rimanere nel mistero e nel non sapere come si andrà a finire e nonostante questo riuscire a conciliare degli apparenti opposti, delle apparenti dicotomie e ascoltando al centro del caos e del disordine ciò che apparentemente è caos o disordine, ma magari sono segnali di un nuovo che vuole emergere, aiutare questo nuovo ad emergere e a venire al mondo. E questa qualità della leadership, questo modo di intendere il ruolo di aiutare in qualche modo le cose che vogliono già essere portate alla luce, ad essere portate alla luce, questo lavorio della leadership di riuscire a portare nel mondo qualcosa di nuovo ha a che fare con questa immagine di un film famoso in cui il messaggio è che non è il cucchiaio che si piega, siamo semmai noi che ci pieghiamo perché il cucchiaio semplicemente non esiste. Come non esistono i muri, come non esistono le divisioni, come non esiste tutto ciò che abbiamo messo tra di noi, proprio perché sono idee di persone e come tali possono essere soppiantate da nuove idee di nuove persone. E queste nuove idee di queste nuove persone possono attecchire da ogni dove, possono nascere da ogni dove, ma soprattutto dalla nostra mente, dalle nostre idee, perché noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, come diceva nuovamente Shakespeare nella sua Tempesta, e cioè se possiamo immaginarlo, possiamo realizzarlo, e se possiamo realizzarlo, possiamo raccontarlo, e se possiamo raccontarlo, possiamo ispirare altri a fare altrettanto, e così facendo, in qualche modo, reincantare il mondo e cercare insieme, magari già in questa sala, dalla fine di questa conferenza, a comprendere che tutto ciò che accade, tu lo scrivi, disse la infante imperatrice, no, tutto ciò che io scrivo accade, fu la risposta. E quindi il mio invito in questa sede è quello di cercare di chiudere questo breve viaggio che abbiamo fatto insieme e se avremo capito che ciò che di fondo c'è è un'unità, che le divisioni e i muri sono soltanto un'illusione ottica e che possiamo portare un cambiamento anche a partire dal caos e che possiamo farlo insieme scrivendo una storia diversa, ognuno nel suo, ognuno nel proprio, allora forse avremo cominciato a capire il potere dell'amore. Grazie.